Looks like it might rain today. Push up on the levee and it's bound to break. I can spot a storm from a mile away. Know that bike better than I know my name. Looks like that bomb might explode. You can't sneak around it on your tippy toes. Cause she's got a temper, she keeps locked and loaded with a bottle of tequila and some rock and roll. Siamo qui in frazione Milania Forno Canavese, Francia del Moto, organizzata dal Centauro Forno Moto Club, un evento che si ripete ormai da tanti anni e tanti moto appassionati presenti a questo evento. Sì, oggi come tutti gli anni, il 25 aprile, ormai da quasi 50 anni, forse anche di più, è consolidato un appuntamento con la benedizione delle moto qua al nostro santuario di Forno, organizzato dal Centauro Club, e tantissimi gli appassionati, come potete vedere, che sono venuti qui oggi a far benedire i propri mezzi, a fare un giro fino qua e ad accompagnarsi in momenti di convivialità e di passione, perché tutti quelli che sono qua, se sono qua, è perché vogliono bene e tengono al nostro club e perché abbiamo comunque tutti una stessa grande passione, che è quella delle due ruote. Il Centauro Club di Forno Canavese è sempre molto attivo, non fa solo la benedizione delle moto, bensì organizza diversi eventi durante l'anno. Il prossimo quale sarà? Il prossimo evento organizzato dal nostro motoclub sarà il 30 di giugno con un raduno che si terrà qua a Forno e poi prenderemo parte ad un giro turistico. L'itinerario è ancora da definire. Prossimamente verranno date maggiori informazioni sui nostri canali social, che mi raccomando di seguire, sia la pagina Facebook che la pagina Instagram, sul quale potrete essere costantemente informati. Ma non solo quello, noi ci troviamo tutti i venerdì a Forno Canavese. Per chi volesse tesserarsi presso il nostro club può farlo tranquillamente contattando i numeri sulle pagine social. E più avanti poi ci sarà anche l'appuntamento atteso nel mese di fine ottobre con la benedizione dei caschi, il ricordo dei piloti andati avanti al santuario di Belmonte, ma è sempre un momento di ritrovo per tutti gli appassionati, per coloro che vivono di questa passione. E adesso dopo la benedizione? E adesso dopo la benedizione, in circa 60-65 persone, ci sposteremo nel centro di Forno per il pranzo che chiuderà questa giornata.